Inizio dalla bellezza di questo luogo. Inizio dalla prima volta che ho incontrato Gabriele e abbiamo parlato di Calabria. Non so, e sono molto curiosa di sapere poi l'impressione reale che ha avuto, perché ho detto sicuramente te ne innamorerai. Noi abbiamo bisogno di cambiare fortemente l'immagine di questa regione. Ho letto un po' di articoli in questi giorni. C'entra il turismo, ma non è il turismo solo, è altro. È raccontare al mondo cos'è la Calabria. Una Calabria che a me piace dire è spesso raccontata in grigio e nero e che invece è un tripudio di colori. Una Calabria che è difficilissima da raccontare perché, come spiegavo parlando con Gabriele, non ha una uniformità che spesso altre regioni hanno. È una molteplicità di culture, di storie, di popoli, e tanto. È talmente tanto, e scusate, lo dico con orgoglio, Rosio, forse sono troppo presuntuosa, ma è talmente tanto bella che non siamo capaci neanche noi di renderla per com'è. E questo è il mio più grande, la ragazzina, è il mio più grande cuccio. Io ho avuto la fortuna di fare 20 anni politica sui territori, chi fa politica ha una fortuna, gira, conosce paesi piccoli, paesi grandi, zone. E io spesso dicevo, ma quanto è bella la Calabria, mannaggia i calabresi, ma come facciamo, com'è possibile? Poi arriva un momento in cui ti tocca a te la responsabilità, bene parlare prima, adesso vuoi voluto la bicicletta, pedala. Allora, noi stiamo girando questo corto, e le persone che sono qui non sono scelte a caso. Io volevo un uncino, perché è il regista dell'amore, e se non riesce lui a far innamorare il mondo della Calabria, non ci riesce nessuno. Accetto la sfida. E sono sicura che saprà incantarci. E mi piace molto, ovviamente abbiamo voluto tutti che fosse il protagonista dello spot Raul, perché è un, non solo è sbagliato dire un simbolo per la Calabria o un eroe per la Calabria, è uno calabrese, non vorrei raccontare cose personali, ma è un calabrese che dice: io alla Calabria associo la mia adolescenza, i miei ricordi belli della fanciullezza, un mondo che c'è e che magari a Roma non trovavo. Io gli ho raccontato che ho un nipote di 11 anni che si è trasferito da Roma in Calabria. Quando gli chiedo, ma specialmente nei primi tempi, ma Fefe, come ti trovi qui? Eri abituato a Roma? Zia, a Roma stavo in un giardinetto, qui ho tutto. In quelle parole di un ragazzino c'era un racconto. Poi c'è stato il Covid, che diciamo la verità, ci ha aiutato anche nella scelta della protagonista femminile, che non può che essere più giusta. Io prima, io non conoscevo Rosio, l'ho visto, ho detto, ma Raul, la calabrese sembra lei e tu sembri il nordico, mi sa che dovremmo invertire le parti. Quindi con questa giornata e con questo corto, da cui poi ovviamente trarremo degli spot eccetera, che ripeto non sono turismo, non sono solo turismo, sono promozione dell'immagine della Calabria, e non a caso siamo qui perché si parte e come simboli abbiamo scelto i 4 agrumi che raccontano la Calabria, che narrano di colori, di sapori, di profumi che sono inestimabili. Concludo dicendo il limone di Rocca Imperiale, perché è importante, c'è qualcuno che mi correggerà sicuramente, perché ha la buccia più sottile di tutti gli altri ed è molto più profumato, e lo possiamo dire se stavolta De Luca mi querela, non importa, ma i dolci di Sorrento sono fatti con limone di Rocca Imperiale, perché abbiamo
il bergamotto, che è l'essenza di ogni profumo, e poco rimane in Calabria, perché quasi tutto viene gestito dalla rete francese dei profumi, perché abbiamo le clementine, che dicevo quando avevo immaginato una sceneggiatura, dicevo a Raul, era bellissimo, pensa lo stesso, se un mandarino, una clementina, l'apri, diventa spicchi, diventa quasi a concentrarsi col tramonto, diventa un sole. Chi mi rimane, abbiamo poi il cedro, raccontare, perché non lo sappiamo, raccontare che qui in Calabria, per un particolarissimo microclima, si coltiva, è l'unica terra in cui si coltiva il cedro, che la qualità di cedro che è richiamata dalla Bibbia, per cui i rabbini da Israele vengono in Calabria ogni anno per trovare il cedro perfetto. E c'è un librone di legno in cui c'è l'orma del cedro perfetto, in cui questi cedri si mettono per scegliere la perfezione. Abbiamo raccontato quattro storie. Abbiamo raccontato quattro storie in cui potremmo farci forse 50 film. Però oggi mi hanno detto che io uso troppo la parola emozionare, anzi che la nostra giunta, la nostra si basa sul termine emozionale. Sì, si basa sul termine emozionale, perché per fare politica ci vuole testa, ci vuole alcune volte stomaco, ma ci vuole tanto, ma tanto cuore. Ora? Posso dire quattro cose io? Intanto sono molto onorato di essere qui e di scoprire, perché in realtà è una scoperta che faccio in prima persona e che quindi poi trasformerò in un racconto di cui io sono in qualche modo anche il protagonista, perché quello che accade quando si nasce in un luogo, io sono nato a Roma, è dare per scontate molte cose, e se noi romani diamo per scontate le cose che sono a Roma, possibilmente altrettanto può avvenire in Calabria. Io ho visto delle cose, ho sentito dei racconti e delle vicende, delle narrazioni anche sulla genesi della Calabria, del suo popolo e di tutte le risorse che sono veramente sorprendenti. Ora non posso citare, perché sarebbe insomma un fuori tema, ma quello che mi è stato raccontato su questa terra e quello che offre veramente va oltre ogni mia immaginazione. Ho visto luoghi veramente sconvolgenti per la bellezza, inaspettati, perché questa regione effettivamente si è raccontata molto poco, cioè ha saputo raccontare se stessa molto poco rispetto ad altre. Ed è sorprendente vedere intanto quanto sia grande, perché è una regione enorme, anche difficile da conoscere, perché per conoscerla veramente ci vorrebbero almeno un paio di mesi almeno per conoscerla, per navigarla, forse di più, dici 3, 4, 5, una vita. No, sai perché ti devo? Perché di solito chi viene in Calabria due giorni dice di averla conosciuta, rimanendoci una settimana dice beh forse c'è qualcosa da vedere, un anno è, dopo 10 anni dice non la conoscerò mai. No, in realtà non è possibile. Da un punto di vista tecnico io pensavo di aver capito qualcosa e poi muovendomi, perché poi comunque ho esplorato abbastanza di questa regione, che è probabilmente un novantesimo, ma in quel novantesimo ho visto cose che erano davvero molto lontane da quello che mi stavo immaginando e tutte anche molto, molto sorprendenti in segno davvero positivo. Per cui sono contento di essere qui e farmi creatore, in qualche modo tramandatore di questa regione, di farlo insieme a Raul e Rocio, che mi accompagneranno in questa avventura che ha tutta la voglia di essere emozionante,
motivante, aspirazionale, e di avere gli occhi miei, che diventeranno poi quelli del pubblico che vedrà questo cortometraggio, e quindi poi gli spot che da esso saranno derivati. Sia abbastanza soddisfacente come premessa. Laura, vuoi dirci qualcosa? Io tu, no, con Carlo ho la parola a Rosia. Prego. Allora, è la prima volta che sarò per qualche giorno in questa vostra terra insieme a Raul, perché l'ho conosciuta da sola, e quello che mi è rimasto è l'energia che ha, e paradossalmente anche la sincerità emotiva. È una terra che non capisci bene perché né come, però ti arriva. E a me sono arrivati pure i calabresi, appunto, che c'ho quasi le figlie calabresi. E, è una terra che anche io, come diceva Gabriele, vado a scoprire in questi giorni, e fino adesso quello che so è il racconto di Raul, e lui mi parla sempre di questa terra col sorriso, con gli occhi un po' che li lucidano, perché li ricordano momenti belli della sua vita, momenti felici. Quindi penso che qualcosa di forte ha trasmesso a lui, e accadrà pure a noi vivendola in questi giorni. Mi è piaciuto quello che dicevi, perché io tutte le scelte che ho fatto nella mia vita le ho fatto col cuore, no? E sento che questo è un progetto che c'è emozione, e tutte le persone che hanno deciso e hanno scelto di esserci lo hanno fatto seguendo l'emozione. Quindi io spero che attraverso Gabriele insieme riusciamo a farla arrivare chi guarderà questa terra da lontano. Allora, io dico soltanto poche parole, perché per me è un onore. È un onore, è un sogno poter fare qualcosa in Calabria, per la Calabria, e per i tanti calabresi che comunque ci sono in tutto il mondo e che hanno dato apporto in tanti diversi campi, dalla politica, alla scienza, alla cultura, e ce ne sono tanto sparsi, sono stati costretti anche un po' ad emigrare, no? Spesse volte. Il fatto di tornare qui, in questa terra, ripeto, è un onore, è un sogno, è un piacere. E ripeto, quando tu, Ioli, mi hai proposto questa cosa, mi sembrava quasi un... Dico, sì. Sentivo tanta passione, però non sentivo... Non l'avevo mai percepita come una cosa realizzabile. Ecco, tu l'hai resa concreta, l'hai realizzata, hai dato onore a questa terra, anche scegliendo persone come Gabriele, che è tra i migliori, se non il migliore, dei registi che abbiamo in Italia. Quindi questo vuol dire che la scelta non è stato tanto per fare un'immagine della Calabria, ma per dare rispetto a questa regione. Quindi anche nella scelta del cast, della regia, della produzione, penso che questo si è visto. E io, come tu hai accennato prima, sono legato perché mio papà era calabrese, io ho passato gran parte dell'infanzia qui in Calabria, infatti gran parte dei miei ricordi sono legati alla Calabria, proprio perché comunque nuotavo durante tutta il mio soggiorno a Roma, quindi le mie amicizie, i miei parenti,
li vedevamo tutti quanti in Calabria, quindi sono molto legato. Legato ai sapori, legato agli odori della Calabria, che sono indimenticabili. Adesso sembra che uno parli di prodotti, ma i prodotti, e i frutti, gli odori generano emozioni e generano ricordi. Quindi io nei miei ricordi ho anche gli odori della Calabria. Io non devo dire molto, sono un produttore di Viola Film, è una società abbastanza giovane, ma insomma ho un'esperienza, ahimè, più che ventennale, e niente, posso comunicarvi, che forse in parte già sapete, noi realizzeremo questo cortometraggio in 6 giorni, 3 giorni adesso e 3 giorni il prossimo weekend, perché Raul è impegnato su una produzione molto grossa per la televisione. E toccheremo entrambe le sponde, quindi la parte ionica e la parte tirrenica, e insieme insomma a Gabriele abbiamo scelto tanti posti, non, purtroppo non abbastanza, perché è enorme la Calabria, non siamo riusciti a vedere tutto, poi ognuno che incontravamo ci dice andate anche là, chiaramente abbiamo fatto del nostro meglio. E, siccome la produzione è importante, quindi essendoci Raul e Gabriele è chiaramente importante, e quindi abbiamo una serie di professionisti di altissimo livello, perché oltre loro ci stanno poi scenografia, costumi, audio, montaggio, tutta gente che ha vinto premi internazionali e nazionali, ma sto parlando dei nostri Oscar, quindi Davide Donatello, Nastri d'argento, quindi insomma una professionalità altissima. E quindi, tornando al perché non andiamo a tutte le parti, perché siamo una troupe importante, siamo più di 50 persone, abbiamo 6-7 camion al seguito, quindi non possiamo muoverci proprio agilmente, e quindi abbiamo focalizzato in questi 6 giorni 3 o 4 location principali, tra cui questa. Posso solamente testimoniare come produttore, ma insomma come persona, cittadino, come quando si arriva in Calabria comunque c'è un amore per la propria terra pazzesca, e quindi ti aprono le case, i luoghi, i terreni, e non vogliono niente in cambio, che è una cosa che vi assicuro non succede spesso, cioè, lo dico apertamente, noi la maggior parte delle location non le stiamo quasi pagando, perché la gente è felice di averci le porte, e questo è un valore veramente aggiunto che dovete custodire e portare avanti, perché è veramente molto molto significativo. Grazie.